Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Livoriano fatica a imporsi al Barcellona dove è approdato l'estate scorsa a parametro zero. Ora i tifosi del Milan lo rimpiangono, sui social, dopo la sconfitta col Torino. Molti tifosi del Milan hanno iniziato a sottolineare con grande foga la mancanza di Frank Kessy nella rosa, ritenendolo a ragione fondamentale negli equilibri della squadra di Pioli che, un po' come quella di Inzaghi, quest'anno prende troppi gol. 13 in campionato contro i 17 dei nerazzurri. Il problema è che Livoriano non è stato rimpiazzato a dovere dalla società targata ora Redbird, e ciò sul campo è piuttosto evidente. Kessy riserva al Barcellona. Se in rossonero Kessy è riuscito a lasciare il segno, a Barcellona ancora no. E forse non ci riuscirà mai nonostante le premesse e l'investimento lato ingaggio, di circa 8 milioni fatto dalla Porta e soci per convincerlo a trasferirsi in Catalogna anziché a Parigi. Xavi lo ha voluto ad ogni costo, considerandolo l'ideale sostituto di Busquets. Un errore, perché il classe 96 era e rimane una mezzala. Il problema è che nel ruolo di interni sono pressoché intoccabili i due canterani Gavi e Pedro, e che lo stesso Busquets pur volendo adattare Kessy al centro della mediana non è affatto propenso a farsi da parte. Chiedere a De Jong. E così l'ex milanista è finito quasi subito tra le riserve, giocando titolare solo 4 volte, inclusa quella contro il Bayern in Champions mercoledì scorso al Camp Nou. Una partita persa con un sonoro 3-0 e del tutto inutile visto che l'Inter aveva già aritmeticamente condannato i catalani alla retrocessione in Europa League. Calciomercato Inter, agente Kessy, addio al Barcellona, voci totalmente false. A proposito di Inter, nelle ultime settimane Kessy è stato accostato anche ai nerazzurri tra i rumors di stampo spagnolo che lo danno possibile per non dire sicuro partente dal Barca a fine stagione. O addirittura a gennaio, con il DS Alemani che avrebbe fissato a 20 milioni di euro il prezzo per il suo cartellino. Tale indiscrezione è stata tuttavia seccamente smentita, ma era prevedibile. Dall'agente del calciatore Giorgia Tangana, continuerà a lavorare per guadagnarsi un posto in squadra, le sue parole al Mundo Deportivo, non è un giocatore che si arrende facilmente. Ha avuto altre offerte in estate e ha scommesso molto sul Barca. Kessy è molto felice al Barcellona, è nel club da pochi mesi ed è ancora in fase di adattamento alla squadra e allo stile di gioco della squadra. Ci vuole tempo, le voci sull'addio sono totalmente false, cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.